Amici di Ayla Bassist, e buonasera. Abbiamo adesso oggi un iPhone 5 che il cliente non riesce a usare la fotocamera posteriore. Come vedete qui c'è anche il vetrino un pochettino spostato, cercheremo di sistemarlo senza fare tanti passaggi, diciamo così. Anche se credo che il touch intanto non risponde. Vabbè, procediamo. Cacciavite pentalobe, smontiamo le due vitarelle che vanno a bloccare il display. Allora, di solito c'è chi usa la ventosa, la famosa ventosa, la ventosa. A me non piace usare la ventosa perché trovo molto più comodo la iSesame, in quanto io piano piano infilo qua dentro, cioè senza rovinare nulla, e tlac, ho sollevato il display con estrema facilità. Piano piano lo apro ed eccolo qua, e adesso vado a smontare il display perché la fotocamera si trova alle spalle del display, cioè sotto questa placca, e vado a controllare qual è il problema, perché non funziona. Probabilmente sarà da sostituire, ma se è da sostituire bisognerebbe smontare tutta la scheda madre, quindi di questo sentiremo prima il nostro amico cliente se vorrà o no sostituirlo. Questa qua è la parte del display anteriore e questo è l'iPhone, c'è un residuo. Questo qua, questa è la fotocamera che io cercherò adesso di staccare leggermente perché voglio sistemare leggermente sto vetrino, in quanto non mi piace come va, magari utilizzando un tool di plastica. Questa è la migliore cosa. Okay. Io ho allineato questi angoli quando mi ha portato per sostituire lo schermo, in quanto non entravano. Ho utilizzato un tool, si chiama G-Tool, ed è una figata che trovate sempre sul sito di Planet Ricambi, e tra un po' lo troverete anche sul sito di Ayla Bassist Technology. Niente, per quanto riguarda questo, io vedo che la telecamera sta collegata bene e non ha nessuna tipologia di problema. Dobbiamo soltanto capire perché non fa le foto. Scollato, ho un'idea, possiamo provare con il mio collone bellissimo a incollare questa parte qui, così. Voi dite: questo pazzo, che cavolo sta facendo? In realtà no, perché togliendo la fotocamera da vicino, facendo una cosa azzardatissima, ragazzi, e spingendo verso l'esterno il vetro, che si incollerà come si deve. Ora aspettiamo che si incolla bene il vetro. Cercando di non attappare il forellino del microfono. E poi lo andremo a pulire con un goccio di alcol isopropilico e vedrete che uscirà perfetto. Modolino, fantastico. Ecco fatto. Come vedete, l'ho già pulito perché non potevo, era avuto un cliente, gli stavo facendo vedere come funzionava questa cosa, con alcol isopropilico L15, che trovate sempre sul medesimo sito che ho linkato prima, poi al massimo metto il link in descrizione. Come vedete, ho pulito tutta la parte ed è uscito perfetto. Niente, adesso andiamo a provare se funziona collegando il display. Perfetto. Wow, tutto acceso. Vediamo. Oh, funziona alla grande. Guardate, ragazzi. Funziona perfettamente. Bene, bene, bene. Oh, il lavoro si è concluso. Ora, riutilizzando le placche, mettiamole a posto. Era semplicemente leggermente staccato l'attacco dalla fotocamera. Rimettendola a posto, schiacciando un po' sulla scheda madre, si è ripreso. Perché altrimenti dovevo staccare tutta la scheda ed era veramente, credetemi, un problema.
ricolleghiamo le nostre vitarelle da comodo al posto giusto, e attenzione perché hanno una vite che è totalmente, come dire, non è magnetica, ecco, perché c'è un attacco particolare per cui quella vite non deve essere magnetica per nessun motivo al mondo. Ed è questa qui, vedete, non prende. Utilizziamo una bella pinzettina vicina vicina e posizioniamo la vite qui. Perfetto, non so se riesco a farvelo vedere, ragazzi. Perfetto, il nostro iPhone è perfettamente adesso funzionante, non è stato sostituito nulla. Abbiamo cambiato il vetrino, o meglio, scusatemi, incollato il vetrino, abbiamo pulito la fotocamera, abbiamo riattaccato bene il connettorino della fotocamera stessa, perché non stava collegato bene, probabilmente un colpo è saltato leggermente. Abbiamo pulito con un po' di alcol isopropilico la parte del vetrino interna ed esterna, e il nostro iPhone ha ripreso a far funzionare la fotocamera. Vedete? Perfetto. È tutto qui dal iLab Assist. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale.